Scatta oggi anche nella nostra provincia la possibilità per i ristoranti di accogliere i clienti nei luoghi al chiuso e quindi chi fino a ieri non ha potuto aprire i locali perché è sprovvisto di dehors potrà farlo. Chi invece aveva pochi posti all'esterno da oggi potrà tornare a lavorare normalmente pur rispettando una serie di regole. Sicuramente una conquista importante per tanti bar e ristoranti, come confermato da Chicco Patrone, titolare del ristorante Chicco e Rosa di Sanremo. Ma sicuramente poter lavorare all'interno per molte attività è la possibilità finalmente di lavorare seriamente, perché a seconda del posto in cui ti trovi poter lavorare solo all'esterno è già qualcosa, ma non è sufficiente. Le perdite di questi mesi di chiusura per i locali che non avevano un dehors quanto è stata? Devastanti, cioè, adesso non sarei in grado di calcolargliele, però indubbiamente chi non ha avuto la possibilità di sopperire con l'esterno alle mancanze dell'interno, va da sé che forse l'80% ci hanno rimesso, cioè è tantissimo. Quest'estate il Comune di Sanremo consentirà l'allargamento dei dehors, è comunque un aiuto? Beh sì, qualunque cosa venga data per la possibilità alla gente di lavorare è comunque un aiuto. La cosa importante è che questo venga poi letto dalla clientela, dalla gente, eccetera, eccetera, non come un liberi tutti di fare qualunque cavolata possibile. Cioè, la cosa importante è che tutti facciano il loro con un po' di ordine. Poi capisco, dopo mesi e mesi e mesi di chiusura, finalmente sei libero, l'euforia e tutta la voglia di fare, di divertirsi, di vivere una vita normale, è più che comprensibile, sono il primo a capirlo. Ci mancherebbe altro, però c'è anche un discorso collettivo, perché non è che siamo usciti da questo casino. Ci stiamo uscendo, quindi rientrare di nuovo in una situazione da panico è un attimo. Il suo monito è quello di non ripetere l'estate scorsa. Ma non voglio dire non ripetere l'estate scorsa, bisogna stare attenti. Molto spesso quando si è convinti che se ne è usciti, poi ci si ritrova di nuovo in una situazione di dire ma come è possibile? Quando prima si potevano dare le responsabilità a chissà chi che organizzasse un sistema di recupero, ecco, oggi gli unici responsabili siamo noi, perché le vaccinazioni ci sono, gli ospedali sono pronti, tutto è organizzato, se ci infiliamo nei casini la colpa è solo nostra. Secondo i dati che arrivano dagli alberghi, dal comune, l'estate sembra positiva per Sanremo, lei che aspettative ha? Sì, secondo me anche, comunque Sanremo è una città sulla bocca di tutti. Cioè, in qualunque posto del mondo tu vai e dici sono di Sanremo, ti sgranano gli occhi e ti dicono ah, Sanremo. Quindi Sanremo gode ancora di un nome internazionale che è unico. E quindi sicuramente potendo aprire le frontiere, potendo aprire al turismo, la gente arriverà. Sia agli italiani con le seconde case, sia agli stranieri. Quello è sicuro. Quindi anche la ristorazione ne subirà positivamente le conseguenze. Sì, tutto quello che è, diciamo così, legato all'incentive, cioè al fatto di accogliere le persone, oltre agli alberghi ne usufruiranno chi ha le case come case vacanze, i ristoranti, i bar, tutto quello che è poi improntato al turismo. A Sanremo ci sono 400 ristoranti, per 60.000 abitanti è chiaro che è tutto improntato verso un turismo di massa notevole. Ecco.